Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochierino in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 3. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like affinché questa serie possa continuare è assolutamente fondamentale, per cui vediamo ragazzi di riuscire a superare gli 80 like per il prossimo episodio. È passato effettivamente un pochettino di tempo dall'ultimo episodio ragazzi che ho pubblicato, per cui avevo un attimino anche di vuoto su dove fosse arrivato e su cosa avessi fatto fino ad ora. Però a quanto mi ricordo appunto ero riuscita a tornare praticamente alla stazione della metro, per cui adesso non avevamo appunto anche utilizzato tutte e tre le gemme appunto in questo ragazzi marchingegno. Abbiamo trovato anche un altro borsello, ottimo così. Visto che abbiamo spazio io direi ragazzi di portare con noi un'altra pianta della polvere da sparo piccola, nel caso trovassimo della polvere da sparo grande ragazzi, per fabbricare qualche altro colpo per il fucile, visto che per pistola ne abbiamo abbastanza. Per cui allora direi che possiamo andare bene così. Ok, per cui ragazzi non ci resta che tornare di sotto e vedere che cosa succederà adesso. Eravamo riusciti a riattivare la corrente ragazzi e la linea per la metro. Siamo pronti. Ciao bello. Sì, quasi. Ci servono altri 30 o 40 minuti. Non hai detto niente, zio. Tesoro mio, hai detto niente. Come procede? La città brulica di quelle creature. Non potremmo farci strada a forza. Che ci fa lei qui? Ci aiuta. Salve. A far partire il treno. Ho fatto tutto io qui. Pesi morti. Non ci è d'aiuto. Non sa quando premere il grilletto. Ehi, stai calmo. Perdon? Ti farà ammazzare. Lo so quando premerlo il grilletto. Ringrazia il cielo che non lo prema sulla tua fronte. Devi scusarlo. Sono tutti un po' stressati. Maledizione. Ancora lui. Giacomo! Giacomino! Mi lasci la libertà di dire che è un grandissimo stronzo quel Nicolai Russo che fa giro. Oddio. No. Benissimo, allora sono tieni la creatura. Porco tutto, mi ha fatto prendere un infarto. Non pensavo che proprio già fosse qui, ragazzi. Madonna che infarto. Maledizione. Allora, state buoni. Vabbè, Giacomo, te devi dare una calmata, figlio mio. Mi sono presa la scossa pure io. Però te devi dare una calmata, perché cioè così non si può collaborare, Così non si collabora ma proprio per niente. Per cui corriamo come se non ci fosse un domani, anche se effettivamente la natura di Jill non fa intendere questo. Per cui, oddio, muoviti, ti prego. Oddio, muoviti, ti prego. Oddio, sfondalo, ti prego. Muovite. Oddio, è qua. Oddio, Jill. Oddio, Jill. È qua, è qua, è qua. Ok, ok. Bella inquadratura, come sempre, sulle sue bellissime chiappette sode. Ah. Adesso sì che andiamo bene, signore e signori. Siamo ancora nel panico? Sembrerebbe di sì. Adesso andiamo meravigliosamente, ragazzi, verso quel luogo da sogno, che sono le fogne. Le fogne, ragazzi. Quanto comunicano le fogne Carlos in un gioco horror? Tantissimo. Tanto quanto comunicano i bagni, ragazzi, in un gioco horror. Quindi avete presente, no? Allora, prendiamo la mappa delle fogne. Una mappa dell'area. Perfetto. Sì, esatto, Jill, esatto. Proprio così. Combiniamo queste. Questo ce lo teniamo qua. Vediamo un po' cosa abbiamo in questi armadietti, ragazzi. Proiettili per pistola ce ne stanno dando a go-go. Ok, pure cartucce per fucile, ma proprio roba, raga, proprio da poco. Nel dubbio, allora, questa la lascio. Lascio un altro spazio in caso dovessimo trovare della polvere da sparo. Oggi, raga, sono dislessica proprio. Per cui, salviamo e avventuriamoci in quel delle fogne, ragazzi. Che, come già avrete capito dalla mia brevissima descrizione, non sono ovviamente un ambiente poi così amichevole. Anzi, proprio per niente, oserei dire. Allora, qua non c'è niente. Guardavo ovviamente nel dubbio mi stessi perdendo qualcosa. È un bel rantolo, proprio un bel rantolo, guarda. Allora, qua c'è bisogno, ragazzi, appunto,
di una batteria per poter... Ha bisogno di correre. Esatto, per poter aprire questa porta. Per cui sicurezza aumentata nelle fogne. È stato avvistato dal personale non autorizzato nella zona di controllo della struttura. Di conseguenza stiamo sostituendo le vecchie serrature meccaniche con delle nuove serrature elettroniche. Per essere sbloccate le nuove serrature necessitano di speciali batterie. Per cui è questo quello che ci serve, ragazzi, per poter continuare di qua. Solo che devo tenere ben presente come tornarci dopo, perché col mio solito senso dell'orientamento, ragazzi, sarei capace di perdermi anche all'interno di casa mia. Allora, diamo uno sguardo qua, non c'è assolutamente niente, infatti, per cui scivoliamo nella melma in cui ci troviamo. Merda! Esatto, nel vero senso della parola, Jill. Allora, fatemi pensare, fatemi vedere. Allora, quindi se salgo di qua, poi in qualche modo forse potrò tornare di là. Jill, non ti ho detto di scendere. Fai un po' come cazzo te pare, però, Allora... Pure qua sopra, se non sbaglio, ragazzi, appunto ci sarà bisogno di quella batteria per poter passare. Per cui intanto comunque me la segno, tra virgolette, sulla mappa. Vediamo un attimo dov'è. Va bene, va bene, va bene. Io sto cercando, ragazzi, di fare veramente del mio meglio in questa serie per poter sembrare un minimo professional, per quanto sia impossibile per i miei parametri, i miei standard. Per cui vedrete molto presto perché considero questo ambiente meravigliosamente amichevole. Purtroppo lo scopriremo molto, molto presto, davvero molto presto. Allora, direi di armarci di questo e di sicuro comincerò a perdermi molto presto. Allora, proviamo ad andare prima dritto, ragazzi. Andiamo prima di qua. Purtroppo già so quello che ci aspetta. Esatto, ragazzi, vi presento Ugo. Avete visto quanto è bello Ughino? Ughino, bello de mamma. Ovviamente è il caso, ragazzi, di sparargli solo. Oddio, non è ancora morto. Oddio, regà. Io vi giuro che pensavo che stesse morendo. Ecco perché sono rimasta lì immobile come una brava imbecille, ragazzi. Ok, questa è stata la prima figura di merda di oggi, perché ovviamente non può mai mancarne almeno una nei miei episodi. Bella figura di merda, giocherina. Dai, dai avanti così. Quindi, ragazzi, come avete potuto ben vedere, le fogne sono popolate di questi mostri molto molto simpatici. Il punto è che non voglio utilizzare troppo 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 il fucile, ragazzi, per cui penso che alternerò un paio di colpi di fucile e poi arresto con la pistola, perché non voglio proprio sprecarmeli già tutti. Madonna, regà, cioè, avete visto? Questo se mi pia è, cioè, regà, è game over assicurato. Oddio, è più arrabbiato. Ok, è game over assicurato, regà, se mi piglia. Per cui è il caso di stargli abbastanza alla larga dal nostro caro Ughino. Ma quanto sei bello, amore de mamma. Ok, adesso sì, è bello che è morto. Benissimo, ottimo, ottimo, ottimo. Ricarichiamo il fucile. Ovviamente immaginerete che ce ne sarà più di uno, ragazzi. Per cui allora andiamo prima di qua. Vediamo un attimo cosa c'è in questo cosiddetto ufficio. Ah, è un'altra stanza di salvataggio? Ma che cazzo? Ok, allora, raccogliamo l'esplosivo. Ci servirà per il lanciagranate. Allora, diario di ricerca in assistenti. Gamma, sono uscita dalla vasca per la prima volta. Movimenti lenti, basso potenziale di combattimento. Quindi 18 aprile, cioè più di un mese dopo, somministrati ormoni e medicinali aggiuntivi. Vabbè, raga, praticamente capirete benissimo che questi esseri erano frutto di una sperimentazione. Io intanto comunque vi lascio per un attimo, ragazzi, le schermate e i documenti in caso voleste leggerli attentamente. Per cui il mio riassunto molto, molto, molto stringato, ragazzi, è che stavano a fare esperimenti su queste bestie qua. Il Gunshop Kendo vi ringrazia della... Per cui, ragazzi, abbiamo le istruzioni su come fabbricare munizioni
per il nostro carissimo lanciagranate. Per cui allora le esplosive, due esplosivi A, incendiare, esplosivi A, esplosivi B, acide, due esplosivi B. Per cui vabbè, tanto con quel documento ci viene salvato. Ed ecco qua ragazzi, signore e signori, che abbiamo a che fare con il nostro carissimo lanciagranate, che ovviamente è utilissimo, veramente utilissimo contro i nostri amichetti acquatici ranosi, ma attualmente abbiamo purtroppo soltanto un esplosivo B, per cui dovremmo trovare altro esplosivo per poter fabbricare altre munizioni. Al momento abbiamo soltanto due munizioni incendiarie, ragazzi, allora per cui devo smollare un attimo questo qui e... Comunque tre spazi non sono proprio tantissimi, anche perché la batteria probabilmente ci occuperà due spazi se non sbaglio. Per cui adesso lascerò le granate per lasciarmi almeno quattro slot liberi. Per cui risalviamo la partita come sempre, perché lo sapete ragazzi qual è il mio motto? Non si sa mai. Per cui adesso possiamo uscire. Allora qua nell'ufficio per cui non c'è altro, e per cui non ci resta che scendere e tornare indietro. Però aspettate, perché pensavo di essermi persa qualcosa, però devo tornare di qua. Io adesso ragazzi ho ovviamente il terrore che da ognuno di questi condotti possa scivolare fuori ogni volta un altro di questi cosi orrendi. Per cui intanto prepariamoci col fucile, perché non si sa mai quando ne può sbucare uno, ragazzi. Ah, già è sbucato. Ah, già ci sta aspettando, Ghino. Ughino, tesoro, sei già lì che mi aspetti? Quanto amore. Altro che affetto dei cani, regà. Questo ti vuole bene più di un Labrador. Cioè, questo è la vita, questo affare. Però stammi alla larga, cazzo. Non ti avvicinare più di così. Non ti avvicinare, eh. Oddio, regà, mo ci rimango secca, porca miseria. Perché non muore? Muori! Facci questo gran favore, Ughino, te prego. Ecco, grazie. Grazie tesoro, grazie, hai fatto un grandissimo favore all'umanità. Per cui ricarichiamo il fucile, nel dubbio. Ok, il lanciagranate è pronto, nel dubbio, anch'esso. Per cui allora, tanto aspettatevi che ne uscirà molto presto un altro. È bruttissima la cosa, lo so, però è così. Per cui io proporrei di andare prima a sinistra, ragazzi, verso il laboratorio. Eccolo là. Subito pronto ad aggredirmi, come se io non avessi di meglio da fare che stare a sparare a te nella tua bocca lurida e putrida e puzzolente. Ugo, non si fa così. Non si accolgono così le persone. Come pretendi che una persona possa volerti bene se ti comporti sempre così male? Ma è morto? Non è morto. Oddio, regà. Ma perché alcuni muoiono prima, alcuni no? Madonna che ansia. Quando è rimasto lì un attimo accasciato, che si contorceva. Che schifo. Va bene, allora vediamo un attimo che cosa abbiamo qui. Cerchiamo di non farci sfuggire niente, ragazzi. Allora, qua abbiamo finalmente delle munizioni incendiarie. Però qua intorno ho lasciato qualcosa. Allora nel frattempo saliamo qua e vediamo cosa appunto riusciamo a trovare in questo benedetto laboratorio. Io comunque resterei sempre allerta, perché non si può mai sapere. Mai sapere. Allora, eccola qua ragazzi. Come vi dicevo, infatti la batteria occupa la bellezza di due slot. Vediamo cosa c'è qua intorno. Una lettera d'amore? Tesori miei, sono già passati 3 mesi da quando siamo andati via insieme. Ricordo ancora il giorno in cui siete nati, quando ho udito le vostre piccole voci, ho avuto un fremito di orgoglio. I vostri adorabili corpicini dotati di un'incredibile forza distruttiva, per non parlare della vostra voracità, del vostro insaziabile appetito. Voi siete l'apice della serie Hunter, eppure mi hanno ordinato di eliminarvi. In quanto pare non vi ritengono adatti per essere usati come arma a causa di qualche piccolo insignificante difetto. Parlavano della vostra mancanza di resistenza all'elevato calore, del fatto che la vostra delicata bocca è vulnerabile quando è aperta, e solo per questo hanno detto che siete difettosi. Loro non sanno che sono proprio queste piccole imperfezioni a rendere ogni singola creatura unica e meravigliosa, e questo è il motivo per cui vi adoro. Ma gliela faremo vedere. Da oggi cammineremo insieme lungo la via dell'evoluzione. Proveremo l'ombrella che voi, miei adorati Hunter Gamma, siete esseri superiori.
Besta tipa. Tanto regapoccia non ci stava. Però potrebbe essere adesso un problema, ragazzi, prendere quello che ci serve. Vediamo un attimo. Vabbè che tornare all'ufficio comunque non dovrebbe essere un problema, ragazzi. Polvere da sparo qualità alta, ecco, vedete adesso se avessi avuto... Aspettate, allora qua c'è dell'altro esplosivo. Allora questo è esplosivo B, questo è verde, per cui esplosivo A e esplosivo B fanno munizioni acide. No, non è quello che mi serve mo. Raga, questo è proprio un gran bel problema. Mi sa che ci tocca tornare un attimo all'ufficio, ragazzi, e poi tornare fin qui per prendere quello che ci manca, perché sapete che sto cercando comunque di completare il tutto al meglio. Però ho veramente un pessimo presentimento. Penso che molto presto un altro ughino, raga, eccolo là, infatti tornerà a farci visita. Prevedibile. Madonna, sei troppo vicino, figlio mio, cazzo. Troppo vicino, ragazzi. È rischiosissima la cosa, è rischiosissima. È veramente rischiosissima. Aprila, 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 pezzo di merda. Raga, sto rischiando la morte tantissimo. Ecco, che fai? Scappi, pezzo di merda, vieni qua, ehi! Se la dà a gambe lo stronzo? Ma dove vai, oh? Ah, perché mi mette con le spalle al muro, figlio di una grandissima zozza, eh? Pensavi di fregarmi? Oddio, ci abbiamo un colpo solo. Pericoloso, pericolo, pericolo. Ok, sei morto, grazie, ci faccia il favore. Ho sprecato. Ho finito di utilizzare gli ultimi colpi, regà, per fucile, purtroppo, me sa. Non ne ho più. Non ne ho più, e questo potrebbe essere un bel problema. Allora, torniamo all'ufficio. Poi torniamo di là, ragazzi. Questo potrebbe essere proprio un gran bel problema. Per cui a sto punto mi sa che è bene armarsi di lanciagranate. È l'unica risorsa davvero efficace che ci è rimasta. Allora, intanto molliamo questo, questo, questo e per un attimo questo. Ok, allora questo lo metterò qua, questo qua, questo qua. Per cui allora spazio dovremmo averne abbastanza. Intanto salvo, perché non si sa mai, ovviamente, con tutti sti hunter che vanno in giro, ragazzi. Io poi tra l'altro continuo sempre a chiedervi scusa se apro la mappa tipo 500.000 volte, ma sapete benissimo, ragazzi, come funziona il mio senso dell'orientamento. Cioè è praticamente inesistente fondamentalmente, per cui mi dovete scusare, raga. È sempre abbastanza inquietante l'idea che da questi condotti, ragazzi, potrebbero sgusciare fuori da un momento all'altro altri di questi ughetti. Perfetto, ok, siamo riusciti a tornare qua indenni. Prendiamo tutto quello che ci è rimasto, non lasciamo indietro niente. Voglio vedere la mappa pulita. Ok, la mappa blu, ci tengo proprio. Allora, ok, qui dentro non c'è più niente, per cui qua il nostro compito è finito, perlomeno nel laboratorio. Per cui, vediamo un attimino. Allora, qua comunque qui ho lasciato qualcosa, però ci tocca adesso andare di qua. Per cui, senza cincischiare troppo, attraversiamo questa cascata d'acqua. Io direi di avanzare pian pianino, ragazzi, perché veramente non si può mai sapere cosa ti aspetta dietro l'angolo. Intanto metto il coltello qua. Ok, onde evitare di sprecare colpi. Ok, ancora polvere da sparo. Qui c'è un cadavere, tra l'altro, che però non credo si risveglierà. È successo ancora, stavolta hanno preso Kane, ho visto tutta la scena, una di quelle cose lo ha ingoiato per intero. Rane, vabbè, mangia merda, continua a nascondersi e a fuggire usando i condotti di scarico. Gli sbirri non vengono neanche per il cal, il dipartimento delle fognature si fa i cazzi suoi e ammazza, proprio tranquillissimo sto tipo. La prossima volta che vedo una di quelle creature giuro che gli rompo quel maledetto brutto muso che si trovano con le mie stesse mani. E infatti si vede la bella fine che hai fatto, pio mio. Allora, quindi qua non c'è più niente, per cui adesso che abbiamo la batteria comunque, ragazzi, non ci resta che tornare indietro di qua. Non ci resta che fare questo. E ho il bruttissimo presentimento, anche in questo caso, che sbucherà presto un altro caro Ugo. Bisogna stare sempre allerta qui nelle fogne, ragazzi.
Davvero sempre allerta. Eccolo qua, infatti, pezzo di merda. Guarda, t'ho fatto male, povera stella. T'ho fatto tanto male. Sei tanto arrabbiato? Continua a bruciare. Brucia, ci picchia. È bastato? Ammazza, raga, come si è carbonizzato, porca zozza. Wow. Ok, qua avevo lasciato questa. Infatti adesso non c'è più nulla. Benissimo, benissimo, dai, GG, GG per me, porca miseria. È bastato un colpo di lanciagranate, ovviamente con munizioni incendiarie, perché diceva che appunto erano deboli al calore, ragazzi. Quindi bisogna fare particolare attenzione anche a questi dettagli quando si leggono i documenti. Per cui usiamo la batteria, finalmente possiamo aprire di qua. E là, ragazzi, c'è nessuno. Ovviamente adesso potremo fare il giro. Però se non sbaglio adesso uscirà un altro di questi cagacazzi, ragazzi. Infatti. Ciao, bello, apri la boccuccia. Tac. Ingoia un po' di fuoco, bello. Com'è, buono? Bello, bello piccante. Questa era una polpetta piccante. Ottimo, perfetto. Che gioia, ragazzi, quando basta un solo colpo per farli fuori. Ovviamente noi qua apriamo la scorciatoia, diciamo così. Ecco fatto. Per cui possiamo adesso riprendere la batteria e vedere un attimo che cosa possiamo fare. Allora, intanto di qua. Ah, di qua pure ci apriamo una sorta di scorciatoia, diciamo così. Per cui facciamo scendere la scala. Questo serve forse per tornare indietro. In ogni caso, apriamo assolutamente, ragazzi, la stanza delle guardie, che è di qua. Appunto, sempre con la nostra batteria. E se non sbaglio, da qui potremo prendere un altro borsello. Sì, un altro borsello, regà. Quanto è bello il borsello. Cioè, è la vita. È la vita, ragazzi. Ok, ho preso un altro esplosivo A. Qua c'è altra polvere da sparo e credo... Ok, infatti non c'è più niente, per cui... Allora, aspetta, l'esplosivo A, quindi due esplosivi A fanno munizioni esplosive, mentre uno A e uno B fanno incendiarie, che ora come ora sarebbe quello che ci servirebbe. Però io c'ho tutto il resto, ragazzi, nella stanza di salvataggio. Ma visto che di regola da qui possiamo tornare indietro, probabilmente saremo vicini a una stanza di salvataggio, se non sbaglio. Per cui se torno di qua, sì. Qua in fondo c'è la stanza di salvataggio. Quindi ogni tanto se sentono dei rumori, a me mi piglia malissimo. Che incontrare così un Ugo da un momento all'altro, quando meno te lo aspetti, è abbastanza inquietante. Allora, direi di fabbricarci, raga, altri colpi per fucile e altre munizioni incendiarie, visto che ci siamo. Ecco fatto. Perfetto. E quindi questi due li possiamo combinare. Dopodiché quest'altra polvere da sparo, raga, per ora la lascio. Tanto comunque colpi per pistola ne ho ancora abbastanza, per cui la depositerò anche questo. Questo e questo lo lasciamo qua. Ok. No, che cosa ho fatto? Ho depositato il lanciagranate? No. Allora, risalviamo la partita, perché il motto ormai lo sapete qual è. Per cui ritorniamo indietro, ragazzi, e andiamo ad accedere a quella porta lì, dove serve appunto la batteria. Dov'è la batteria? L'ho lasciata alla stanza delle guardie, ma sono scemunita. Sono scemunita, ragazzi, ero convintissima, sono andata proprio convintissima. L'ho lasciata qua, alla porta delle guardie. Mamma mia, che vergogna, giocherina. Dove hai la testa? Svegliati! Oh, perfetto, grazie. Adesso sì che possiamo tornare di là. Eccoci qua. Oh, perfetto. Adesso sì che possiamo aprirla, la porta. Tac. Yuhu! Bene! Benissimo, allora qua comunque in giro sembrerebbe, ragazzi, che io abbia preso tutto. Per cui non ci resta che procedere. Carlos, mi senti ora?
Carlosino! Oh, grazie al cielo. Ah, mi senti? Stai bene? Sì, sono viva. L'ho seminato. Bene, seminato. Il treno è pronto a partire. Ce ne andiamo non appena torni qui. Ok, benissimo. Allora aspettami. Tanto Giacomino non è... Cioè, tu pensi che Giacomino... Ecco. Si arrenda così facilmente, stavo per dire. Con quel sorriso d'Urbans che si ritrova. E col suo... meraviglioso lanciafiamme. Scusate ragazzi, ma io veramente... un po' di fretta, porca miseria. Ciao. Bello de casa. Oddio, me vuole bruciare viva. Mi vuole fare arrosto. Vuole fare di me un arrosticino, ragazzi. Allora qua... beh, sì. Eh già, ha usato un lanciamissili. Non sa usare un lanciagranate, secondo te? Allora, intanto prendiamo tutto quello che c'è, ragazzi, qui. Che non è veramente tanta tanta roba. Infatti erano solo due cose. Allora, tra un po', ragazzi, ci sarà uno scontro con Giacomino. Per cui devo un attimo vedere bene come so combinata. Allora, qua c'è un esplosivo A. Un altro esplosivo A per creare munizioni esplosive. Potrei crearmi anche munizioni esplosive, perché no, visto che ce li ho. Tanto vale provare. Raga, ho un botto, ma veramente un botto di polvere da sparo. No, vabbè, direi di lasciarli dentro, raga, questi. Tanto per ora proiettili per pistola ne ho. No, vabbè, facciamo così, va. Allora, intanto mi creo appunto altri proiettili, che non si sa mai. Ok, per uno, va bene. Poi combiniamo questi, ragazzi. Munizioni esplosive ce le abbiamo. Dopodiché dovrei portarmi uno spray medico nel dubbio. Quindi questo lo lasciamo qua. Questa forse per ora regale. Vabbè che... oddio, che le lascio a fa. Tanto comunque mo non è che mi servono slot. Va bene, dai. Allora io direi che possiamo dire di stare bene così. Raga, usiamo un proiettile così a random. Così ci liberiamo appunto l'altro slot. Salviamo la partita. Io non vi assicuro, ragazzi, la riuscita immediata, ovviamente, contro il boss. Ovviamente vi assicuro che cercherò di fare del mio meglio per quanto mi è possibile. Ciao ragazzi, belli de casa tutti quanti, bellissimi. Ok, cerchiamo di evitarli il più possibile, anche perché raga, Giacomo, Giacomino, bello de casa, io vado, io continuo a salire, non te preoccupa. Continua a do a fuoco a questo mondo e quell'altro, tanto che te frega, non paghi te, giusto? E certo, questa è proprietà di chissà chi e se la vedrà lui. Praticamente ragiona così a Giacomino, raga, non frega un cazzo. Tesoro di mamma. Oddio, Jill, muoviti, perché mi si stanno a sciogliere pure le suole delle scarpe. Per la miseria. Ma che cazzo di temperatura ce l'ha quel maledetto coso? Stars, 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 la sta cippa. Giacomo, Giacomino. Via. Forza, Jill, corri, 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 come se non ci fosse un domani. Ammazza, qua comincia a fare caldo, Ok, la situazione si fa abbastanza accaldata, direi. E decisamente infuocata, porca miseria. Comincerò presto a non poter più respirare. Se non c'è una donna santa. Oddio, G, ti prego, tirati su, muoviti. Benissimo. Noi intanto continuiamo a salire. Come se non fossero proprio cazzi nostri. Un'altra stanza di salvataggio. Mamma mia, regà, ma mi avete fatto fare le cose un attimo fa. Ok che io salvo perché non si sa mai. Però, per la miseria. Aspetta, qua c'è qualcosa? No. Va bene, ragazzi, siamo pronti? Perché io no. Siete pronti? Perché io no. Non si è mai troppo pronti quando si tratta di Giacomino. Oh... bello, bello da impazzire, veramente bello da impazzire. Sì, però, cioè, potresti dare fuoco a tua sorella? Magari, piuttosto che continuare a incendiare così cose totalmente random. Allora, intanto prendiamola. Vieni, Giacomino, vieni, bello da mamma, vieni. Che ha fatto? Ti sei surriscaldata? E beh, direi, continui a tenerlo tipo a 3000 gradi. Oddio, raga, ma mi dà fuoco tantissimo. Ecco, scusa, però tesoro, ma... la tanica, però.
Oddio. Io intanto sparo così, come se non ci fosse un domani. Però adesso, oh, adesso mi dà fuoco. Adesso mi dà fuoco, mannaggia a te, mannaggia. Allora, qua sotto, raga, dovrebbe esserci qualcos'altro. Qua dentro. Ok, munizioni esplosive, buono, buono. Allora, intanto facciamo così. Oddio, Giacomo, state buono, tu sia maledetto. Ma sto coso non funziona, non funziona, non funziona. No, non sta funzionando. Se deve riprendere, se deve riprendere. Sei troppo irascibile, figlio mio. Ma non si ricarica sto cazzo di coso. Oddio, che fa? Oh merda. Allora, raga, è arrivato il momento di passare alle maniere forti, eh. Ecco. Non so se sarà servito a qualcosa. Ecco, perché lui li evita, vedete, raga. Lievita i colpi, il bastardo. È furbo. Chiamatelo scemo. Cioè, quindi io sprecare altri colpi così a caso. Io direi che è il caso di ritornare prima di qua. Giacomo, vai troppo veloce per i miei gusti. Devi cercare di essere un po' più calmo. Non dare fuoco alle cose a caso. Piromane! Ah! Ok, ok, ok. È arrivato il momento. Ok, munizioni esplosive. Spara, Jill. Maledizione. Perché non esplode? Oh, Dio, 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 Dio. E quanto è bello Giacomino, quanto è bello Giacomino. Aiuto. E quanto è bello Giacomino, quanto è bello Giacomino. Aiuto. Figlio di una grandissima brava donna. Ma quanto era brava tua mamma, Giacomino. Per chiamarti Giacomino. Doveva volerti veramente tanto tanto bene. Per la miseria. Raga, io sto continuando a sparare alla tanica. Ma oddio, troppo vicino. Oddio, troppo vicino. Ok, questo si è ripreso. Non ancora si è ripreso sto cazzettino qua. Maledizione. Giacomo, Giacomo, Giacomo. Oddio, oh, sta piovendo fuoco. Altro che le sette piaghe d'Egitto qua. O erano 12, non mi ricordo. 7, 12 le fatiche d'Ercole. Perché non esplode? Oh, tesoro mio. Io intanto gli sparo così a random, così a caso, non fa niente. E Stars, figlio mio. Quanto sei bello. Oh, beh, direi di sì. Oddio, ed è ancora più incazzato di prima. Direi, per cui, allora, cerchiamo di bloccarlo di nuovo così, ragazzi. Ah, ho preso la scossa pure io. Un genio proprio. Sparo, non so manco se... Ah, oddio! Se sto facendo bene. Oddio. Oddio, corri Jill. Oddio, corri Jill. Oh! Oh, che fai? Oh, che fai? Come i tori. Scarichi come i tori. Oh, dimmi che sei finito, te prego. Oh. Esplosione incoming. 3, 2, 1. Ragazzi, Wonder Woman. Abbiamo qui Wonder Woman. Porca paletta, ragazzi. Sta donna è indistruttibile. Porca miseriaccia. Incredibile. Ai 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 ai. Una bella colichetta di fegato, tesoro mio. Carlos. Carla. Sei lì? Me senti? Non me senti, me senti, non me senti. Carlos, sono Jill, mi ricevi? Forte e chiaro. Tutto ok? Sì, quel bastardo è morto. Bene, se lo merita. Continua a illuderti. Fargli da esca. Volevi farti ammazzare? Non iniziare. Ho fatto quello che dovevo. Lo so. Grazie. Il treno è pronto a partire. Va bene. Sto provando, torna alla stazione della metro, andiamo bene. Allora, qua intorno però dovrebbe esserci qualcosa di utile, ragazzi. Cerchiamo di fare attenzione a cosa mai potrebbe essere. Ah, ecco. Questo, perfetto, dovevamo prendere solo questo. Per cui saliamo.
Ok, guarda. Chiarissimo, grazie. Grazie, non so perché sia uscito sto messaggio, ma non fa niente, non fa niente, non ci importa. Allora, vediamo di scendere. Buonasera a tutti, ragazzi, è sempre un piacere incontrarvi. Intanto andiamo di qua, perché se non erro, qua in fondo qualcosina c'era. Spero di non fare butti incontri. Sembrerebbe di no, infatti c'è una valigetta. Perfetto, prendiamo polvere da sparo qualità alta. Quanto spazio ci abbiamo? Ah, intanto queste le posso combinare. Però direi di aspettare, ragazzi, ad usare erbe o spray. Forse è meglio aspettare. Utilizzarlo solo in caso veramente di stretta necessità. Allora, quindi qua fuori sembrerebbe non esserci più niente, ragazzi. Potremmo attirare i nostri amici qua in fondo. Volevo venisse pure l'altro zio là sotto, ma a quanto pare ha ben preferito di far finta di niente. Ok. Aspetta, raga, posso attirarlo di qua anche sto stronzo? Vieni, bello de casa, vieni, venite, 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 venite. Ma mo non si riuniranno mai fin qui. Cioè, ora che arrivano quelli e c'è sta qua l'amica Fritz che già ci sta a fa compagnia. Forza, ragazzi, forza, ragazzi. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo, all'occasione. Oh, bene così, bene così. E tre, ce li siamo tolti di torno. Questo qua, no, 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 il coltello, Jill. Questo qua sembrerebbe non rialzarsi. Però qua fuori, appunto, abbiamo detto non c'è più niente. Per cui non ci resta che passare da dentro il negozio di armi, ragazzi. Perché vedrete benissimo che qua è chiuso. Quindi qualcosa che ci serve è qua dentro. Vediamo un po'. Intanto prendiamo allora la piantina. Canna lunga, ragazzi, per il nostro fucile a pompa. E adesso, è proprio adesso che il fucile ci occuperà ovviamente due slot. Mi pare ovvio. Comunque, questo di regola dovrebbe aumentarne la portata, se non sbaglio. Per cui io intanto raccolgo tutto, ragazzi. Cazzo, G! Kendo, ma sei vivo? Sì, sì, beh, più o meno. Scusa, non volevo spaventarti. Non so più cosa aspettarmi ormai. Ci credo. Senti, stiamo usando la metro per fuggire dalla città. Tu vieni? La metro? Beh, sembra un buon piano. Fuori avremo un bel da fare. Potresti esserci d'aiuto. Tutto ok? Sì, è solo che non è il momento. Senti, ho ancora roba da fare. Non preoccuparti per me, ok? Attento. Sei il mio armaiolo preferito. Smettila. Non fare cazzate. Quella è la tua specialità, Jill. Attenta anche tu. Purtroppo ci ricordiamo, ragazzi, della serie su Resident Evil 2. Se devi andare alla stazione della metro, usa il vicolo a fianco al negozio, ok? Sì, lo farò. La chiave è appesa lì. Lo farò, grazie Kendo. Ci ricordiamo benissimo, purtroppo. Cosa avesse da fare, ragazzi, quest'uomo. Allora io combinerei questo e questo, così ci facciamo un pochettino più di munizioni per il fucile. Depositerei un secondo questo, ragazzi. E qua dentro non so se c'è rimasta solo la chiave, ragazzi, da prendere. Vediamo un attimino. No, ho lasciato qualcosa qua dentro. Che cosa? Che cosa potrò mai avere dimenticato? Qualcosa avrò lasciato. Beh, perché se continua ad essere rosso, qualcosa avrò per forza lasciato. Ah, ecco questo. Dovrebbe essere l'ultima. Manco l'ultima. Ma che cazzo? Ah, è questo. Ok, adesso sì, perfetto. Quindi ho preso anche altri due esplosivi. A e B per quell'incendiare. Vabbè, per adesso, raga, direi che possiamo lasciarli così, perché comunque non siamo messi proprio male con le munizioni del lanciagranate. Per cui torniamo fuori. Caro Kendo, è stato un piacere rivederti, ma mi dispiace tantissimo. Dobbiamo andare. Per cui utilizziamo la chiave, che ovviamente adesso potremo scartare.
perché non ci servirà mai più. Veramente mai più. Ecco fatto. E andiamo. Ovviamente questo caro amico Fritz qui si risveglierà, io suppongo. E infatti, non te pareva? E non va giù, regà, eh. E non va giù, e non va giù. Quanti colpi gli ho sparato. Porca miseria ladra. Oh, regà, ma vi rendete conto? Sì. Sono morta, sto morendo. Vi rendete conto? Sto cominciando a diventare veramente arrabbiata. Per cui state fermi un attimo, utilizziamo questo. Regà, cioè, mi sa che ci conviene fabbricarci qualche proiettile per pistola, perché da avercene tanti, ora come ora, non ne ho più tanti. Per cui mi sa che ci conviene. Ok, intanto va bene così. Risalviamo la partita, perché non si sa mai. E prepariamoci ad andare di nuovo là fuori, signore e signori. C'era tra l'altro un altro di quei cosi orrendi. Esatto, proprio lui. Che non so tra l'altro manco se io posso sparare. Ecco, lui può colpirci. Io posso sparargli. Ok, attraverso. Non so se sarà servito. In ogni caso lo colpisco comunque, perché non si sa mai. Ecco qua, allora. Vabbè, andiamo avanti, raga. Non ci incischiamo troppo. Qua non c'è più niente che ci serve. E rientriamo. Però purtroppo abbiamo a che fare con un altro di quei cosi, purtroppo, credo, se non mi ricordo male. Allora, vediamo un attimo cosa c'è qua intorno. Allora, qua dentro niente, sembrerebbe. Ecco qua. Il punto è che a quei cosi, a meno che non aprono, non gli puoi fare niente. Porca miseria, non so se è stato utile o meno. Ovviamente no. Io lo so, ragazzi, che sto probabilmente sprecando le munizioni del lanciagranate. Infatti non le userò più, per la miseria. Maledizione, quanto sono antipatici sti cosi, raga. Veramente troppo antipatici. Andiamo di sopra, vediamo cosa c'è. E là c'è qualcun altro? Allora, un importante problema. Chiunque abbia un figlio sa bene quanto cresta premente. Se lo premorese famiglia, non c'è negozio sia popolare. Di notare però che nei giorni di forte vento quella grande testa sul tetto del negozio oscilla molto pericolosamente. Per cui questo bisognerebbe tenerlo a mente. Intanto apriamo la cassetta, o la valigetta, meglio definita valigetta, direi, perfetto. Abbiamo trovato altre munizioni esplosive, che ci fanno ovviamente sempre comodo. Per cui abbiamo ripulito tutto, penso proprio che è il caso di andarcene, ragazzi. Quei cosi o li evitiamo o non lo so. Non so cosa fare. Ecco qua. Ok, sì, il lanciamissili lo usava dopo, quindi mi ricordavo male. Io mi ricordavo che già l'avesse usato. Invece no. Lanciarazzi. Esatto, lanciamissili, lanciarazzi, come preferisci definirlo. Quanti cazzo ne spara, oh. Madonna santa, regà. Oddio, corre lo stronzo. Minchia se corre il bastardo. Prenditela con lui. Minchia, sto per morire, raga. Sono costretta a curarmi, ovviamente, utilizzando un altro spray medico. Ok. Jill! Io pensavo che lo stronzo volesse arrivare di corsa. Pensavo di utilizzare la scossetta là. Quando ci rimetto le penne. Oddio, via. Madonna, raga. Tutto ok? Carlos, quel mostro mi è di nuovo addosso. Com'è possibile? Pensavo l'avessi ucciso. Pensavamo. Anch'io. E invece è ancora lì. Senti, Giacomo, io penso che se andassimo a parlarne con un terapeuta potrebbe aiutarti. Che figata. E non è morta, ragazzi. Non si è fatta manco un graffietto. Bello, bellissimo, guarda. Bellissimo davvero.
Manco un graffio. Che ce deve fare Wonder Woman con questa donna? Secondo me assolutamente niente, ragazzi. Assolutamente niente. Ok, io pensavo che avessimo a disposizione adesso una stanza di salvataggio, ma probabilmente così sarà. Ma forse mi ricordo male io, eh. Non contate proprio tanto, raga, sulla mia memoria, perché sapete anche benissimo come funziona la mia memoria, cioè di merda, per cui eccoci qua. Allora, Carlos, ci sei? Ho un'idea su come liberarci di quello stronzo. Torna alla stazione. Ma così lo porterò da voi. Tranquilla, fida. Ci provo, Carlos. Se riesco, guarda, con tutta la volontà del mondo. Per cui adesso, purtroppo, ragazzi, quella testa, immaginerete già. Esatto. Che fine farà, per cui è il caso di correre come se non ci fosse un domani. No, ma tu, Jill, stai tranquillissima, Mamma mia. Ok, ho fatto appena in tempo ad evitarla. Andiamo via subito, ma anche prima di subito, per quanto possibile. Intanto c'è qua Giacomino che ci dà tantissimo la caccia. Oddio, state buono. Via, mamma mia. Via, mamma mia. Oddio, mi ha le costole. Eccoci, arrivo, Carlos, aspettami. Aspettami, mannaggia te, oh. Esplodi, bello de mamma. Ehi, tutto ok? Mamma mia, oh, non demorde. Che gli fai, Carlos? Muoviti. Muoviti, bello de casa, muovite. Madonna santa. Forza. Quella è la sagoma di Giacomino. La sagoma di Giacomino contro la saracinesca. Ok, Carlos, ci sono. Ma posso salvare in qualche momento? Così, giusto per Carlos, chiedere, So che abbiamo iniziato con il piede. Grazie. Oh, meno male. Adesso siamo pari, no? Sei molto più coraggiosa di me. Molto più indistruttibile di te, oserei dire. Ora possiamo portare via tutti dalla città. Certo. Sì, sarai al sicuro. Sicuramente. E tu no? Ci sono novità. Non partirò con voi. Ecco, perché? Fatto. Ordini dall'altro. Ma se serve a salvare la città, resto volentieri. Ma dobbiamo separarci. Oh, che tristezza. Che tristezza grandissima. Va bene, io vado. È stato un piacere. È stato un piacioro. Ci siamo? Ottimo lavoro. Sei davvero brava come dicono. Vai dentro ora, il treno sta per partire. Ok. Carlos, Tyrell, conoscete i vostri ordini. Dovete tornare in città e trovare Nathaniel Bard. Questo viaggio non è di sola andata, vero? Sta tranquilla, quando i civili saranno in salvo il treno tornerà. Non preoccuparti, tu vai. Oh. Non ho nessuna intenzione di morire. Lo so che non puoi stare senza di me. Sì. Dovete trovare questo scienziato. Le sue ricerche sul vaccino potrebbero salvarci. Lo vedi? Stai imparando. La sola cosa che conta è la tua vita. Buona fortuna. Si parte! E andiamo! Ciao, Carlos. Muah. Ciao, tesoro bello, ciao. Non crederei davvero che quella testa d'uovo di Bard sia ancora vivo, vero? Oh, ho buoni motivi per pensarlo. Che c'è? Sei preoccupato per i tuoi compagni? O c'è dell'altro? Come ha fatto il plotone a cadere nell'imboscata di quegli stupidi zombie? Strano che il cancello fosse chiuso. Non è vero?
Cos'è stato? Lo so io, cos'è stato? È proprio lui. Perché questo stronzo non è ancora morto? No, è tardi. Presto, di qua. Madonna santa, ragazzi, cioè non muore Giacomino, eh. Nicolai, che stai facendo? Non è me che vuole. Nicolai! Stronzo, raga, io l'avevo detto che mi puzzava di stronzo. Inutile. Scendi dal mio treno, bastardo! Ha fatto boom. Ha fatto proprio boom. Sì. È passato un po'. A quest'ora il treno sarà fuori città. Come la tua nuova fiamma? No, lei non è il tipo. È assolutamente unica. E quindi, ebbene sì, ragazzi, okay, ci permettono anche Casanova. Siamo arrivati alla centrale. Di impersonare Carlos. E a me sembra più un cimitero. Beh, effettivamente lo è, mio caro, lo è. Però se io non trovo, raga, un posto per salvare, non possiamo salutarci, per cui intanto procediamo. Sì. No, non anche tu! Scusami. Scusami. Ci ricordiamo anche di lui, ragazzi, sempre ovviamente dalla serie su Resident Evil 2. Infatti questo ambiente, ragazzi, vi sembrerà... Tu pensa alla porta. Io a questo stronzo. Mi sembrerà particolarmente familiare. Minchia, raga, resistono però, Resistono, porca zozza miseria. Ce l'ho il coltello. Sì, ce l'ho. Ok, prendiamo il badge, che comunque potrà esserci utile. Potrebbe tornarmi utile. Eh sì, infatti. Allora, qua fuori non c'è più niente, per cui non perdiamo più tempo. E entriamo appunto, ragazzi, dov'è nella stazione di polizia. Non mi interessa, abbiamo del lavoro da fare. Se le benissimo. Informazioni sono corrette, Bard è nell'ufficio degli Stars. Troviamolo e prendiamolo in custodia. Ok, custodia. Intanto non dovevamo salvarlo. Intanto prendiamo questo meraviglioso borsellino e anche quest'altro meraviglioso Carlos, borsellino. Dà un'occhiata qui. No, zio, ho fretta, guarda. Degli Stars. Ricorda, Bard conosce molti dei segreti dell'Umbrella. Sa che non lo lasceremo andare facilmente. Quindi ricerca e soccorso è diventato snidare e catturare. Bene, buono a sapersi. Ok. Apro la serranda per farti passare. Resta qui e controlla che succede alla centrale. Ti contatto se scopro qualcosa. Certo, certo, grazie. Sì, sì, faccio attenzionissima, guarda, però questo a partire dalla prossima volta, ragazzi. Quindi, come avete potuto capire, Nicolai è un grandissimo stronzo. Il treno che doveva mettere e portare in salvo, anzi, i cittadini, è stato fatto praticamente saltare in aria. Giacomino si è divertito, insomma, ad uccidere tutti i superstiti. E quindi adesso siamo alla famosa centrale di polizia. Però riprenderemo da qui la prossima volta. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!